il rapporto 1 a 9, se noi lo trasformiamo in una divisione, dà luogo a 0,11111 periodico, il che mostra l'eterno decimo della massa unitaria. Noi sappiamo che la massa unitaria fu posta unitaria nel lato riferito a un metro come il ciclo della massa unitaria, e quindi essendo il metro posto uguale al ciclo 10, la massa unitaria doveva essere contraddistinta dalla linea data da un decimo del metro, ossia dal decimetro. Di conseguenza, 1 a 9 interno al metro pone la presenza 1 del decimetro messa in relazione ai 9 decimetri dello spostamento. Quando noi realizziamo la divisione e otteniamo 0,1 con resto 0,1, otteniamo un 9 nel fronte, 3x3, e una dimensione 1 nella linea del flusso. È sempre 10, però abbiamo che questo 10 si è unificato nel flusso 1 grazie all'assunzione 9 nel valore trasversale della sezione 3x3. Ecco, la massa 1 si qualifica unitaria quando si parte dal ciclo 10 e si elimina in sostanza un 9 ponendolo trasversale rispetto alla linea del flusso. Una trasversalità che praticamente non occupi tempo, ma solo spazio, tanto che poi il tempo si eserciti in velocità solo nella velocità 1 a 1, che è quella del flusso. Flusso della massa unitaria, perché è sempre 10, però si è distribuita su un fronte 9 che, riferito al fronte unitario 1x1, è 9 volte quel fronte, tanto che ogni unità del fronte, quando il fronte è 9, ha la velocità 1x1, però essendo 9 il fronte, la velocità complessiva è 9x1, ma si esprime unitariamente nella velocità unitaria di un metro a secondo. Questo dato dà la massa di un chilogrammo. Porta alla massa di un chilogrammo. Il chilogrammo è stato ottenuto concretamente attraverso un decimetro cubo occupato dall'acqua. L'acqua doveva avere un rapporto interno esso pure uguale a un ciclo 10, perché per poter rappresentare un ciclo 10 in maniera giusta, anche la molecola della sostanza, del composto che noi dovevamo usare, doveva avere lo stesso numero. Ebbene, quando noi consideriamo che nella molecola di acqua il peso atomico è dato da quello dell'idrogeno, che è 1, e da quello dell'ossigeno, che è 16, e teniamo conto che sono 2 gli atomi di idrogeno, vediamo che il peso
atomico della molecola è di 18 unità, le 16 dell'ossigeno e le 2 dei due atomi di idrogeno, ciascuno dei quali pesa 1. Ebbene, il rapporto tra l'ossigeno e l'idrogeno sarebbe 16 a 2, ma il rapporto tra il peso atomico totale, 18, alle 2 unità dell'idrogeno, che sono 2, è un rapporto 18 a 2 che esiste nel 18 più 2 uguale 20, ossia nell'intero spostamento 10 del ciclo 10. E vediamo benissimo che il rapporto tra tutta la quantità del peso atomico, 16 più 2, 18, e solo il 2 dell'idrogeno, che è quello unitario, porta un 18 diviso 2 che è uguale al rapporto 9 a 1, che è proprio quello che esiste tra l'energia e la massa. Quindi l'acqua, con il suo rapporto 9 a 1 riferito ad ogni atomo unitario di idrogeno, è l'elemento giusto per riempirne un decimetro cubo, in modo tale che possa essere rappresentato il rapporto 1/9 dell'unità della massa grazie al rapporto 9 a 1 interno alla molecola dell'acqua. Intanto il numeratore 2 esprime proprio l'unità del tempo. Se consideriamo per tempo, quello più semplice, il valore di dimezzamento dell'unità, ossia un mezzo. Quando l'unitario tempo è un mezzo, devono essere 2 i mezzi per ottenere il tempo intero. Però qui la questione non è quella di riferire il tempo al mezzo, ma di riferirlo al ciclo 10. E infatti il tempo 2 è riferito all'8, perché l'8 è tutta la realtà in due tempi, quella complessa, quella che ha 3 più 1, ossia 4 unità reali e 4 unità immaginarie. Sulla base quindi della realtà complessa 8, noi percepiamo le due dimensioni dello spazio, che possiamo considerare come quelle che vanno dal negativo meno 1 al positivo di più 1. Quando noi attuiamo questa divisione, vediamo che otteniamo un valore assai particolare, ora sappiamo bene che l'unità del tempo, quella del sistema internazionale, è un minuto secondo, ma che noi lo abbiamo riferito dal giorno unitario, posto come 86.400 secondi. Se questo giorno di 86.400 secondi corrisponde al tempo 1/4, la totalità unitaria del tempo è data da 4 volte la quantità giornaliera di 86.400 minuti secondi.
Cosa intendo io per progressione ordinata? Intendo un numero che si presenta come 1, 2, 3, 4, 5, 6. E infatti vediamo bene che moltiplicando tutti i secondi di un giorno per 4, se il giorno è il 25% nella sua unità del tempo, determina proprio la progressione 1, 2, 3, 4, 5, 6 in centinaia, perché noi stiamo misurando in percento poi, dedotto il 120.000, dedotto perché considerato proprio come unitario. Possiamo considerare unitario il quantitativo di 120.000 centinaia? Sono date da 12 moltiplicato per 10 alla 6. Significa, in parole povere, che quando noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 e percepiamo questo quantitativo con lo spazio reale unitario, che abbiamo visto vale 12, alla dimensione della massa complessa, positivo o negativa o materiale o antimateriale, la percezione unitaria di questa massa è ottenuta attraverso la quantità data da 12 per 10 alla 6. Essa, postasi unitariamente al riscontro di tutta l'ordinata crescita data da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, quantifica il residuo solo nella crescita 3, 4, 5, 6, 0, 0 ed è la crescita totale dei 4 giorni in minuti secondi, la cui unità è il quarto, e sono giusti a questo punto gli 86.400 secondi che l'uomo è riuscito a misurare in un giorno, perché essi quantificano proprio il tempo in una sua ordinata crescita 1, 2, 3, 4, 5, 6 in centinaia. Questo è il valore totale, però è un valore assoluto che noi, per poterlo vedere in modo relativo, dobbiamo condizionare a una dimensione, ed è quella 12 per 10 alla 6, perché 12 vede il modo tridimensionale dello spazio in relazione alle quattro dimensioni della realtà in cui giace lo spazio, e quindi 12 esprime, diciamo, una cubatura attraverso tutti i suoi 12 lati che chiudono il volume. Quindi 12 evidenzia geometricamente in linea il volume, lo evidenzia poi nel volume sia positivo sia negativo contenente la massa, perché un metro cubo contiene 10 al cubo unità di massa, ma sono 10 al cubo positive, 10 al cubo negative, moltiplicate tra di loro nella loro uguaglianza, portano alla potenza 10
alla 6. Quindi vedere il 12 per 10 alla 6 significa proprio vedere l'unità di un cubo ottenuto chiuso da 12 linee e che contiene l'unità della massa 10 al cubo per 10 al cubo. Questo modo di percepire la crescita ordinata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0 porta questa totalità a essere vista solo per sottrazione della unità data da 12 per 10 alla 6 e che evidenzia il 3, 4, 5, 6, 0, 0 come la giusta quantità in secondi di 4 giorni, perché ogni giorno, essendo un tempo presente, come il 25%, è un quarto della crescita totale 3, 4, 5, 6, 0, 0. Per dimostrarlo possiamo andare al momento stesso nel quale l'Accademia francese arrivò alla dimensione del metro, ottenendola dal meridiano terrestre. Fu immaginato un meridiano terrestre che, essendo composto di spazio e di tempo, fosse in numero 4 come dimensione e il tempo unitario della dimensione fosse espresso dal quantitativo di 10 elevato a 10 decimetri cubi della massa. Ora, è evidente che 4 per 10 alla 10 decimetri cubi sono anche 4 per 10 alla 10 decimetri lineari quando la sezione è di un decimetro quadro. Ma quando questa cubatura non è rapportata al decimetro cubo, ma al metro cubo, che è la nostra unità dello spazio che dobbiamo definire, e la definiamo come il ciclo di 10 unità della massa, collocata nel decimo, e quindi in 10 decimetri uguali un metro, allora in un metro cubo ci sono 1000 decimetri cubi. Per cui il volume intero di questo anello solido che cinge la Terra e ne rappresenta la massa attraverso la circoscrizione del suo meridiano, questo 4 per 10 alla 10 decimetri cubi tradotto in metri cubi diventa 4 volte 10 alla 10. Bisogna togliere le tre dimensioni dal 10, quindi per 10 alla 7, 4 per 10 alla 7. Ma abbiamo detto che il 4 sono le quattro dimensioni, 3 di spazio e una di tempo. Quelle solo di spazio sono 3 volte 10 alla 7 e vediamo benissimo come lo spazio che mette in rapporto il 3 al 7 lo mette in rapporto e giunge al metro proprio attraverso il 3 riferito al 10 che ha un 7 per indice. Questo 7 sono tutte le dimensioni atomiche in lunghezza che il volume atomico dato da 10 al cubo unità atomiche percorre nei 10 alla 10 metri lineari.
Quindi abbiamo visto come il metro deriva proprio dal rapporto 3 a 7 tra il valore intero 3 e quel riferimento 7 dato dai 7 spostamenti del 3 nelle 10 dimensioni. Il rapporto 4 sesti fissa le 4 dimensioni della realtà come un flusso messo in relazione alle 6 componenti del sistema ortogonale, che sono i 6 versi positivo e negativo posseduti dalla terna cartesiana. Dal rapporto 4. Pertanto, il processo opposto alla potenza 10 alla 6, che moltiplica, fa interagire tra di loro la massa materiale con quella antimateriale, processo inverso, che è il logaritmo decimale della potenza 10 alla 6, evidenzia il 6 come tutti i versi percorribili nella terna cartesiana, ossia come i 6 vincoli geometrici dello spazio ortogonale, e l'evidenzia così per sempre, ma si tratta di un 6 che, ripeto, è l'indice di 10 alla 6 osservato nel suo logaritmo decimale, che riduce la potenza 10 alla 6, che esprime il volume complesso della massa, solo nell'indice 6, che esprime i 6 versi e i 6 vincoli dello spazio ortogonale. Le 5 dimensioni che qui sono messe in rapporto reciproco sono le 5 che appartengono a tutto il tratto elettrico, con le 5 che appartengono a tutto il tratto magnetico, sempre come indici, perché 10 elevato alla 5 unità atomiche per 10 elevato alla 5 unità atomiche sono le 10 alla 10 del metro unitario, che è tutta l'unità percorsa dalla struttura unitaria atomica e che quindi presenta il percorso totale elettrico uguale al percorso totale magnetico e che vale 10 elevato a 5 come potenza appoggiata sul 5, poiché noi come al solito vediamo in modo relativo a questo quantitativo strutturale dato da 10 elevato a 5 e lo vediamo nel processo inverso alla potenza 10 come base, che è il logaritmo decimale della sua potenza, 10 alla 5 ci si presenta in modo relativo
come 5. Quindi il 5 barra 5 sono le 5 dimensioni elettriche contro le 5 dimensioni magnetiche. L'uguaglianza porta alla uguaglianza della temperatura. Ora, se noi vogliamo vedere come il grado Kelvin sia combinato in relazione a questo rapporto unitario, fondato sul 5 elettrico, dobbiamo ricondurci al valore unitario dello zero assoluto. E vediamo in che modo. Ma possiamo arrivare a 55,555 meno 0,923 attraverso un ragionamento diverso, ossia considerando lo 0,923 come la somma dei 9 decimi che sono tutta l'energia della massa decima, e il 23 che è l'indice della molecola, indice che è della potenza 10 alla 23 moltiplicata per 6 per ogni molecola. Quindi vediamo bene che a questo punto il quinto dello zero assoluto non è tutti 5, perché esiste una unità di riferimento data da 0,923 che è tutto il movimento del sesto della molecola, ossia della molecola che si esprime sui 6 versi, ma che ne consideri solo uno. Pertanto questa parte negativa rispetto allo 0 gradi centigradi è proprio la premessa unitaria di tipo negativo che tratta
la temperatura come se fosse un intero volume a lato 3, tanto che il volume 3 per 3 per 3 è 27, ma riferito così all'unità che è data dal ciclo 10, e in questo caso sono 10 gradi. Poi si deve aggiungere ancora l'unità data da 3 gradi, e il tempo dato da valore decimale è proprio la quantità in percento dovuta alla dimensione reale spazio-temporale, che è 4 e che ha un piano trasversale 4x4 che è 16 in valore percentuale, e quindi è quanto porta al valore 0,16. È evidentissimo che prima dello 0 gradi centigradi si predispone proprio un modello cubico di una unità nel tempo 1 e 3 della sua sezione espressa in centesimi dell'unità 100. Il rapporto 6 a 4, attuando la divisione, porta ad 1,5, che è l'immagine unitaria dello spazio-tempo. Lo spazio dell'unità, cui si aggiunge il tempo del suo dimezzamento binario, espresso nei 5 decimi. Ebbene, questa dimensione porta anche all'unità della molecola, la quale ha la formula di 6 per 10 alla 23 ciascuna. Vediamo bene che abbiamo un 6 che moltiplica la base 10 elevata ad un 6 per 4 che fa 24, ma che poi è diviso per una unità e diventa 23. Chiaramente l'indice 23 deriva dall'indice 24 di 10 elevato a 24 diviso per 10, il che lo risolve nella dimensione decima della massa, poiché il 6 per 4 moltiplica tra di loro le quattro dimensioni della realtà spazio-temporale. Per tutti i sei versi percorribili da questa realtà nel sistema tridimensionale, il prodotto 6 per 4, 24, porta a tutti i versi, come porta in altri settori, alle 24 ore intere della giornata terrestre. In questo caso però, poiché noi dividiamo 10 elevato a 24 per 10 e lo risolviamo in 10 alla 23, esprimiamo con ciò il riferimento alla massa decima, perché è riferito a un decimo.
E quindi noi siamo sempre all'interno di una rappresentazione della massa, che con il 6 esprime tutti i versi percorribili. Dall'unità 10 alla 23, che è l'unità della massa, che va dovunque, a livello 24, e che si dimensiona nel decimo dividendosi per 10. Questo 10 alla 23, che è una massa, quando percorre tutti e 6 i versi della dimensione spaziale, perché sono 3 le direzioni dello spazio e ogni direzione ha 2 versi, quindi tutti i versi totali delle componenti sono 6, quindi quando 10 elevato a 23 percorre tutta l'espansione di quel 6 che è il vincolo del sistema ortogonale, allora abbiamo la rappresentazione della molecola. Ma come l'abbiamo ottenuta? Con il 4 per 6, laddove invece il 4 diviso 6 è il valore inverso. Ecco, noi otteniamo il valore della molecola attraverso il valore inverso ai 6 quarti. Il valore inverso ai 6 quarti è dato dal prodotto 6 per 4, che però si pone come un valore assoluto, ossia si poggia sul ciclo 10 e si riferisce a un decimo. Da ciò risulta in un modo abbastanza evidente perché la molecola derivi dal rapporto di 6 quarti, che poi è il rapporto inverso a quel 4 sesti che spande tutto il flusso. L'inverso lo ammassa nella molecola.